Allora, torniamo in diretta, anzi, benvenuti, buongiorno amici di Ciao Como, speriamo di riuscire a trasmettervi questo confronto molto atteso tra i due candidati sindaci di Torno dove siamo arrivati questo pomeriggio. Buongiorno ancora, grazie Como Caravan, abbiamo lasciato fuori il Carava, il nostro camper, è fuori qui dal comune di Torno. Siamo venuti qua in sala a consigliare per il confronto tra i due candidati sindaci che sono Rino Malacrida e Franco Fasana. Buongiorno Rino, buongiorno Franco. Con tanto pubblico, che fa un po' impressione che sono qui nella sala a seguire questo dibattito. Buongiorno a tutti, grazie. E allora vediamo subito di presentare ai nostri telespettatori, radioascoltatori, i due candidati che si sfidano. Iniziamo dalla lista civica Uniti per Torno, Franco Fasana. Buongiorno Franco, la tua carta d'identità e perché hai scelto di candidarti? Allora, buongiorno a tutti, sono Franco Fasana, nato a Torno, ho 73 anni, i miei predecessori sono anche loro di Torno, la nostra origine, il mio bisnonno è di Cernobbio, Piazza Santo Stefano, come si suol dire la Ghe, una volta dicevano così, no? Sono candidato con la lista Uniti per Torno. Adesso poi la facciamo vedere bene anche il dettaglio. Ecco, perché, dopo aspetta un attimo, perché quindi questa scelta, questa candidatura, Franco? Ma dunque, io ho maturato, se posso dire così, un'esperienza amministrativa che è iniziata nel 1993. Ho fatto il consigliere, ho fatto l'assessore, ho fatto il vice sindaco e... A Torno sempre? A Torno e Blevi. A Torno e Blevi, ok, perfetto. Per okay. Cui ho fatto 6 mandati, sono 30 anni di comune più o meno. Ok, perfetto. A questo punto sono incontrato con i ragazzi che volevano portare avanti questa esperienza di amministrazione con la sigla Uniti per Torno. Io ho accettato volentieri perché ho visto che anche il gruppo è formato da persone che io ritengo valide e capaci per poter andare avanti. Allora, prego. La caratteristica del nostro gruppo è che contiene diverse tipologie, forse non è giusto il termine, tipologie di persone con capacità diverse e sicuramente una grande voglia di fare. Perfetto. Allora, bene Franco, passa il microfono a Rino. Allora, Rino Malacrida, sindaco, sì, vicino, abbastanza vicino alla bocca, Rino. Sindaco in carica, si ricandida, perché carta d'identità? Prego Rino. Carta d'identità, allora, non è una battuta questa, ma è carina. Io come famiglia sono qui dal 1450 a Torno, sono nato a Torno, è un'azienda che produce a Torno dal 1950. Siamo in via di definizione dell'azienda perché l'anno prossimo andrò in pensione finalmente e avrò ancora più tempo per gestire e seguire quelle che sono tutte le problematiche. Ecco, mi sono dimenticato che la tua è una lista civica per Torno. La mia lista civica per Torno. Adesso poi la facciamo vedere. Prima spieghiamo appunto. Sì, adesso la facciamo vedere prima. Prima però spieghiamo perché ti sei candidato, Rino. O ricandidato. Io sono stato appunto negli ultimi 10 anni sindaco. Ho avuto tante altre incarichi per quanto riguarda negli anni dal 2001 come assessore del Magno Sport e Turismo del Comune di Torno, 2006 assessore dei lavori pubblici e servizi sovracomunali, sport e turismo, dal 2007 al 2009 assessore della Comunità Montana. Ho fatto il giro un pochino di tanti enti negli ultimi anni, oltre che sindaco di Torno. Sono presidente del Comitato di Controllo delle Aziende Speciali e Servizi Sociali e anche il commissario per quanto riguarda la gestione di Como Acqua. Se mi permetti, adesso dirò per quale motivo mi sono candidato, ma poi vorrei fare una domanda a Franco, se è possibile. Sì, aspetta, prima andiamo con ordine, aspetta. No, certo. Sì, assolutamente sì. Prima ti dirò per quale mi candido. Perché ti candidi? Innanzitutto, dopo 10 anni, i primi 5 anni sono stati quelli più difficili, perché siamo arrivati, c'era un'unione di comuni, 7 comuni, e purtroppo c'erano tantissimi problemi, di cui i debiti purtroppo da gestire, personale in eccedenza da dover purtroppo dare o chiudere,
e siamo arrivati in 3 anni a poter recuperare circa 350.000 euro di debiti che c'erano nell'Unione e a ridurre il personale a circa dai 42 dipendenti che c'erano a 13. Ok. Abbiamo vai a chiudere. Tutte altre situazioni, però prevalentemente è poi disposto sul secondo mandato, dove abbiamo iniziato tantissimi lavori. Se vuoi, ti faccio la lista. Dopo le fai assolutamente. E l'idea è quella di portare gente nuova, perché all'interno della lista abbiamo anche 2 ragazzi nuovi, giovanissimi, okay. 5 donne, che non è una cosa da tutte le liste, per poter procedere in quello che abbiamo fatto finora e portarlo a termine. Va bene, perfetto. Allora, veniamo adesso a presentare le 2 liste qua attorno. Il microfono per Franco. Dopo, aspetta, con calma, stai tranquillo. Assolutamente. Franco, allora, mostriamo la tua lista alla camera. Eccola qua. Questo è il simbolo. Sempre vicino al microfono, ok, perfetto. Allora, uniti per torno. Esatto. Questa è la tua lista. Sì. Ci sono anche le foto dei candidati? Ecco, perfetto. Sì, sì, come no. E mentre tu parli, io faccio vedere i tuoi candidati. Vai, spiegami. Spiega chi sono e perché li hai scelti. Diciamo che la scelta dei candidati non è stata fatta in un senso unico. È stata una scelta collegiale. Cioè ci si è scambiati delle opinioni finché siamo arrivati in fondo ad avere il numero di 10 candidati per fare la corsa per entrare in Consiglio Comunale. Devo dire che ultimamente abbiamo avuto magari anche un leggero non problema, perché abbiamo dovuto lasciare fuori qualcuno perché i posti sono 10 e non si poteva inserirne di più. E questa ritengo sia una cosa interessante, perché dimostra l'interesse eventualmente a partecipare ad amministrare. Vedo che ci sono comunque anche dei giovani, quindi sì, tutta sì, una studentessa, sì, per esempio, e quindi anche c'è. Sì, esatto, esattamente. Quindi questa è la lista. Allora, di Franco Fasana, esatto. Uniti per Torno. Questi sono i candidati consiglieri comunali, mm-hmm. E lui è il candidato sindaco, esatto, perfetto. Quindi vi siete trovati e questo è il risultato della vostra lista. Okay. Tocca a te, il microfono però, Rino. Allora, girami che facciamo vedere i tuoi candidati. La lista è composta da 5 consiglieri che escono dalla vecchia amministrazione e 5 nuove persone, di cui 2 erano già parte del primo mandato, e 3 nuove. Sono giovani, sono donne, come dicevo prima, 5 donne, ognuno di loro però è stato scelto e concordato anche col gruppo, perché il gruppo iniziale era di circa 40 persone, che hanno le caratteristiche per seguire poi situazioni che sono all'interno del programma, e sono state fatte per quello. Dopodiché è chiaro che ognuno con la sua personalità e le sue capacità, sicuramente sono certo che se ci rivoteranno avranno... Anche qui vedo che hai diversi giovani, anche tu in lista, esatto. Quindi tutto sommato, ecco, mi sembra abbastanza una cosa che vi siete equilibrati, Beh, giusto spazio anche ai giovani, ai ragazzi che... È una cosa ottima poter trovare giovani che si vogliono candidare. Esatto. Allora, queste sono le 2 liste. La lista per torno con il candidato sindaco Rino Malacrida, la lista Uniti per torno con il candidato sindaco Franco Fasana. A questo punto andrei, prima di entrare nel vivo del dibattito, che so che qua attorno c'è un gran fermento in questi giorni, sullo specifico iniziamo da te, Franco. Dimmi quali che sono i punti cardine del vostro programma. Poi andiamo a parlare appunto di altri argomenti che, ripeto, in questi giorni tengono banco sicuramente, del quale penso entrambi volete parlare. Però i cittadini di Torno che guardano questa lista sappiano che cosa c'è nella vostra lista come priorità. Allora, la priorità, che l'abbiamo anche scritto e dichiarato, è la qualità della vita della popolazione. Cioè cercare di... non abbiamo assolutamente immaginato delle opere faraoniche che poi magari sono difficili da realizzare. Okay.
ma si punta sostanzialmente al miglioramento della vita dei residenti di oggi e quelli che saranno domani, in sostanza, ecco. Ed è questo è anche un qualcosa che abbiamo rilevato passando per le strade, parlando con la gente, alcune segnalazioni ci sono arrivate anche proprio dalla popolazione. Ma in concretezza che cosa ti senti di dire ai cittadini se dovessero i cittadini di Tornaschi, si chiamano giusto? Tornaschi, dovessero scegliere te, cosa ti senti di dire a loro? Che realizzerai che cosa? Principalmente che cosa? Ma ci sono diverse cose da fare, cioè per esempio la gestione secondo noi migliore per quanto riguarda la problematica della raccolta dei rifiuti, per esempio. C'è la sistemazione o la ricerca di aree diverse per la realizzazione di parcheggi. Ci sono... Adesso qui bisognerebbe leggere esattamente tutto. Ah, ok, c'è il programma, ok. Io ti chiedo ovviamente di estrapolare così per i nostri telespettatori in estrema sintesi le cose che tu ritieni siano fondamentali, no? I famosi 100 giorni, i primi 100 giorni, dovessi essere eletto sindaco, nei primi 100 giorni cosa potresti fare? Vorresti fare? Ma io non voglio darmi un termine di 100 giorni, perché la popolazione dovesse darmi il sostegno per diventare sindaco, abbiamo davanti più tempo che non c'è. Certo, no, ma è chiaro. Ipotizzare determinate soluzioni o determinati obiettivi da realizzare in un tempo relativamente breve, prima di tutto c'è il problema che subentrando Nicolino, che ha gestito per 10 anni il comune, è necessario che noi ci debba prendere atto dell'esistente, cioè di cosa troviamo a livello di tutto. Certo, è chiaro questo. Dopodiché si può decidere dove accelerare e che cosa dare la priorità, però le problematiche, come si può immaginare, sono tante e le idee oltremodo tante. Per cui bisogna fare un po' anche il conteggio, proprio detto proprio così, appassionatamente, per vedere quello che si può realizzare eventualmente in tempo relativamente breve e quello da programmare, perché se abbiamo la fortuna di essere eletti abbiamo comunque 5 anni davanti. Esatto. Rino, sentiamo anche te. Smettila di fare i compiti, guarda. No, sto facendo scherzo. Allora, ho detto a Franco i famosi primi 100 giorni. Se vuoi anche declinarla, no. Anche i punti principali del programma. Che cosa ti senti di dire come la tua lista civica per Torno? Essenzialmente, come diceva Franco prima, che è quello che dicevo prima, i motivi per i quali ci ricandidiamo è anche che ci sono tante opere in corso. E quello che vorremmo prima di tutto finire quelle, perché sono opere che hanno avuto studi lunghi, 3 anni, 4 anni, parcheggio, pontile, altri tipi di strutture, parcheggi nuovi che sono già in essere. Perciò sarebbe un peccato anche, non perché Franco non sia in grado di farlo, la sua giunta, però sarebbe un peccato avere una nuova amministrazione che debba registrare, gestire tutto e prima che riesce a percepire per poter portare avanti le cose, chiaramente passano dei tempi. È successo anche a me quando sono arrivato, ci è voluto un bel po' di tempo per ricordare qualsiasi cosa. Quello che sta per scadere è il tuo secondo mandato, giusto? Sì, è corretto? Quello sicuramente che faremo nei primi 100 giorni, e sono certo che faremo, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Come sapete, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, è in mano alla Comunità Montana. La Comunità Montana ha in atto una nuova procedura di bando e già dentro lì abbiamo chiesto di fare delle modifiche per fare in modo di gestire i rifiuti, anche i rubidi, in modo diverso. E su quello sicuramente lo faremo, perché il bando è in essere. Poi, ai diversi parcheggi, abbiamo già in essere degli espropri per quanto riguarda parcheggi nuovi, e quelli andremo avanti. Sicuramente in Gettoloni potremo già avere un progetto, se non definitivo, preliminare su un parcheggio nuovo. L'assunzione di un operatore ecologico, perché come dicevo prima, visto che l'Unione aveva 43 dipendenti, per poter ridimensionare a livello collegiale, con i sindacati, tutti i dipendenti,
abbiamo dovuto arrivare a certi numeri. Con questi numeri adesso noi, in base alla normativa, che non ti permette di assumere personale oltre quello che avevi già nell'83, ci permetterà di assumere un nuovo operatore. Okay. Poi il CAF, cioè questo nuovo servizio che daremo ai cittadini, perché abbiamo già preso accordi con un'associazione che verrà qui una volta alla settimana per estrapolare tutte le situazioni per quanto riguarda l'ISE, per quanto riguarda le bollette, per quanto riguarda... Cadenza settimanale fissa? Assolutamente, tutto okay. Per quanto riguarda tutte le situazioni che sia gli anziani che i giovani, ma anche okay. Della metà, hanno. Il parcheggio finito, quello iniziato, perché dopo 3 mesi. Spero tanto se non troveranno ancora un pezzo di anfora del 7.000 anni fa, che è importante. Quale parcheggio? Quale parcheggio di via Aldono. Ok. La Villa Zita verrà sicuramente messa a mano, perché appena finito il parcheggio ci mettiamo le mani, il progetto è già pronto, per fare un poliambulatorio, dove potranno venire medici da fuori a fare okay. Visite. E poi la gestione dei parcheggi in generale. Perfetto, allora questo è il programma di... Sì, sì, no, immagino, e anche Franco ha tanta altra roba, è chiaro che ovviamente invito poi i vostri concittadini tornaschi a consultare i programmi e ovviamente so che in questi giorni magari li incontrerete ancora in giro, giusto, per il paese, farete magari qualche altro incontro, ovviamente. Io sono sempre pronto. Ok, ma incontrare i cittadini. Allora, puoi invitarli fuori però e potete incontrare io sono qua dal 1500. Allora un po' di scintille tra i due candidati sindaci. Allora, in questi giorni, signori, si fa un gran parlare di questa vicenda del resort di Torino. Allora fai la domanda, prego. Fai la domanda, chiaramente Franco risponde. No, ci mancherebbe altro, come no, devi. Magari mi sbaglio, però dimmi. Sul volantino dove ognuno di noi ha messo il proprio curriculum, è stato scritto che sei consigliere comunale a Blevio fino al 2024. Fino ad oggi, sì. A me risultano dei dati diversi. Cioè, tu hai dati diversi, no, nel senso che tu non sei più andato a nessun consiglio comunale da quando c'è stata la riunione, sei sempre risultato assente. Sì, però. Aspetta, ok, questa è la domanda, Franco. Allora, aspetta, consentiamo a Franco di precisare questa cosa. Sì. Sì, cosa vuole? Perché secondo me un consigliere comunale che viene eletto in un consiglio comunale dovrebbe, specialmente in questo arco, dove lo puoi guardare attentamente, è l'arco da quando sono state le riunioni. Mi sembra quasi un senso che forse non è voluto andare, questo ce lo dirà lui, a tutti i consigli comunali si decidevano cose importanti per la riunione. Ok. È quello che mi ha colpito, perché guarda caso è partito tutto dalla riunione e da lì non si è più presentato. Allora, questa è la considerazione di Rino Malacrida. Franco, ovviamente hai piena facoltà di spiegare e di rispondere. Prego. Allora, per quanto riguarda il Comune di Livio, posso dire che fin dall'inizio, cioè dal 2019, l'idea che era stata concordata tra me e il sindaco di Livio era quella che pur facendo parte della sua lista inizialmente, l'accordo era che io sarei rimasto fuori. Perché il sindaco mi disse, gestiamo i voti, mi disse, è ancora vivo. Tra poco devo andare a Blevio, quindi se voglio glielo chiedo. Si può chiederglielo, e la considerazione era quella. Io dissi a suo tempo, sì, va bene, no? Anche perché non essendo cittadino di Blevio, dico, io... Quando hai avuto bisogno, caro sindaco, negli anni precedenti, perché il tuo assessore al bilancio aveva dato le dimissioni ed eri praticamente in grosse difficoltà, ti avevo dato la disponibilità a darti una mano. Tant'è vero che mi aveva in un primo momento fatto un decreto come consulente nel settore bilancio e tributi e appena sviluppata la situazione, dopo circa neanche un anno,
mi nominò assessore esterno sempre a bilancio tributi. Allora, la situazione del comune di Brivio era, diciamo, abbastanza disastrata, perché come è stato dichiarato e pubblicato, poi ho capito dopo perché l'assessore che era stato eletto prima aveva dato le dimissioni. Io sostanzialmente ho trovato 900.000 euro da incassare, di tasse, di affitti, di tutto quello che vogliamo noi, e dall'altra parte c'erano 800.000 euro di fatture da pagare. Mi sono messo a lavorare perché avevo promesso ad Alberto Trabucchi di dargli una mano e dopo circa un anno e mezzo la situazione sono riuscito a ripianarla. Cosa ho voluto fare? Partire subito con i vari solleciti per incassare tutto quello che bisognava incassare e di contro piano di rientro per quanto riguarda i fornitori, perché lì non si pagava né telefono, né luce, né gas, né niente, per cui c'era un disastro, tant'è vero che anche gli artigiani che avrebbero dovuto presenziare per piccoli lavori non voleva venire più nessuno a Brivio perché non incassavano i soldi. Allora Franco, questa poi è la prima... Perfetto, bravo. Ritornando a quello che stavo dicendo, l'accordo con Alberto Trabucchi, che io è una persona che stimo, era quello, secondo mandato entro nella lista, però l'Alberto mi disse gestiamo i voti in modo tale che, e io ero d'accordissimo, intanto non sono di meglio, ho fatto prima quello che era necessario di fare per darti una mano, sto fuori volentieri. Sfortunatamente c'è stato qualcuno che mi ha votato in più e di conseguenza sono rimasto dentro. E poi nel tempo mi chiedevo, sì, ma io non sono di Brivio, cioè tante realtà non le conosco, perché come fosse il piattone che dicono la zona tale, la so a memoria, no? Là mi dicevano, c'è il problema lì, capito, spiegami come si fa a arrivare lì, cosa succede. Sì, sì, sì. Per cui a questo punto ho perso effettivamente quella passione che avrebbe dovuto esserci per poter continuare. E a un certo punto, a seguito della pandemia e quant'altro, si faceva con la videoconferenza. Io con le videoconferenze ho sempre partecipato. Dopo, effettivamente, ripeto, ho perso per... Ok, questa allora è la tua spiegazione, ok, a quello che ha detto anche a Torino. Ok, perfetto. Sì, no, perché appunto volevo fare anche altro, perché poi chiaramente i vostri... Io ho fatto parecchie amministrazioni anche in vari enti. Se calcolo le mancanze, sono state assente per 20 volte negli ultimi pezzi. Se quello che dice Franco è vero, non posso dire di no, ed era d'accordo con il sindaco di Cognano, di Brivio, Alberto, secondo me si sarebbe dovuto dimettere e poi c'è questa che è una prova se il senso più particolare, perché qui c'è una delibera fatta il 30 di aprile, dove praticamente dice alla fine: se era d'accordo con il Comune di Brivio, non penso che il Signore facesse questa cosa. Dove dice: sì, lo ringrazio per la collaborazione di questi 5 anni difficili. Comunica poi la volontà di avviare la procedura di decadenza dell'incarico di consigliere comunale nei confronti del signor Franco Fasana, e sente l'articolo 41,5. Del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in quanto non si presenta alle sedute consigliari del centro. Infatti adesso ci sono anche i nostri ascoltatori che ci chiedono di parlare anche di torno. Come sì, sì, allora... Adesso... Si è sbagliato Franco a dire quello che pensa e quello che ha detto, oppure la singola di prima. Ecco, adesso giustamente diciamo che i nostri ascoltatori che torniamo giustamente a parlare anche di torno, ma c'è stato questo... questa... Sì, prego, prego Franco, dai, chiudiamo poi... Sindaco di Brivio aveva questa intenzione e avrebbe dovuto farlo, punto. Non vado oltre. Perfetto. Inoltre, qui stiamo parlando di torno. Sì, sì, siamo, infatti. Ci siamo dilungati un po' per questo. Sì, ma infatti era giusto però darti spazio per rispondere. Non ho capito perché devo essere additato o incriminato per una cosa che... Nessuno ti incrimina. Sindaco di Brivio, sono altri pubblici, nessuno. Rino, aspetta Rino un attimo solo, consentiamo di concludere. Allora comincio a perdere fiducia. Allora,
chiudiamo qui questa parentesi, ok? Abbiamo consentito a Rino di fare la domanda, a Franco di dare la sua risposta, mi pare sia stato assolutamente un contenzioso più che corretto. A questo punto però... Che senso? Fuori del paese. Questa è una scelta, ascolta, tieni il microfono. Allora, dicevo, andiamo sullo specifico, i nostri telespettatori ci chiedono, sì, ma parlate anche di Torno. E allora, parliamo di Torno, in questi giorni si fa un gran parlare di questo resort, eccetera, eccetera, la proposta, sentiamo adesso il sindaco, sentiamo però prima anche Franco, cosa ne pensi di questa vicenda? Dovessi diventare sindaco, che cosa farai? Ma io... un'intervista anche sui giornali dove dico chiaramente che, ma non perché mi sono sognato di notte. Quindi dillo anche a noi, visto che... No, ci arrivo, perché avendo ascoltato il parere di diverse persone, tecnici, architetti, okay, quanto ha scritto la Regione Lombardia, non altro cosa ha detto la provincia di Como, nella parte della persona del Presidente della provincia e quant'altro, e a questo punto... come gruppo, non personalmente. Sì, certo. Quindi uniti gruppo, per Torno. Siamo rimasti d'accordo che se dovessimo avere la fortuna di essere eletti, noi questo progetto non lo vogliamo portare avanti. Direte no? Ok. Sentiamo Rino. Una domanda sola su questa... queste domande. No, va bene. No, Rino. No. No, ma certo, sto scherzando. Va bene, ok. Ma non volete fare niente nel senso che non verrà fatto niente? C'è un minimo di possibilità che venga fatto qualcosa? Franco, replica e poi... Sì, e ti do il mio, dai, così almeno... No, perché se no, dai, replica un attimo, Franco. Ma così com'è questo progetto? No, un attimo, signore, scusate, un attimo. Così com'è? No, per... vari motivi che sono stati spiegati ampiamente da, come ripeto, come ho detto prima, da dei tecnici e quant'altro. Okay. Io non essendo un tecnico del settore, sono più un amministrativo, per cui... Quindi, no. No. Okay. Ripeto, così com'è. No, giusto. Cioè, ok, perfetto. Rino, allora... Prego. Che così com'è, girati un po'. Se dovessero arrivare sistemi, procedure che approvano in un certo modo la situazione, sareste disponibili a farlo. Ha detto no. Importante, no completamente quello, mi sembra che abbia detto di no completamente adesso. Così mi sembra di sì. Io ho detto di sì, cioè così com'è il progetto. Ma così com'è come? Quel progetto che è stato presentato, sì, tutta la documentazione. Ma non è stato ancora presentato, Franco. Ah, sì, è stato Ah, sì. Non lo faccio però, ma ci sono le carte. Allora, il pubblico non può parlare. No, aspetta. No, aspetta. No. No, aspetta, fatti bravi. No, dai, cerchiamo di... No, io capisco, avete ragione, però cerchiamo di farli parlare perché sennò davvero diventa complicato anche per chi è a casa. Vi chiedo giustamente, scusate, ognuno... Prego. Allora lo dico in un'altra volta. Prego. Questo progetto, secondo me, non deve andare avanti. Ok. Ok, perfetto. Così, non lo so. Grazie della tua risposta. Allora, io ho visto che c'è stata tutta questa attenzione mediatica negli ultimi 10 giorni, che manco quando è stata la bomba nucleare di Hiroshima, no, è successo più o meno. Mi sono preparato 4 cose che leggo, così chiarisco ulteriormente quello che è stato detto. È chiaro che è importante, molti stanno guardando anche, e perché anche l'incontro che abbiamo fatto, che magari se venivano anche qualcun altro. Dai, dici le tue cose. Non voglio arrivare appunto a tutti quelli che ci guardano in diretta e quanti lo faranno poi. Ricordo solo alcuni piccoli dettagli che sono stati deliberatamente travisati e dati in pasto ai media con la speranza di creare baccani, confusione, tormentoni sulla stampa e quant'altro fosse utile per avvelenare la campagna elettorale. Perché guarda caso, questa cosa è uscita nell'ultimo mese, per 5 anni la minoranza non ha mai detto niente. Dopodiché, però, sui numeri e sui dati non si possono raccontare balle, perché le bugie hanno le gambe corte, è solo fumo, con pochissimo arrosto, altro che ecomostro. Si è detto che la zona interessata è di 2,5 km balla, stiamo parlando di 280 metri edificati. Si è detto che la tratta, in alcuni casi, 30.000 metri quadrati. Balla, i metri sono 8.000, di cui 5.000 edificazione nuova, perché 3.000 sono già edificati.
Si è detto anche che c'è in gioco il destino di una villa storica, Val. Qui non si sanno nemmeno le basi della geografia locale e non si conosce nemmeno l'immobile interessato. Quarto punto, si è detto che il progetto è già stato approvato. Vale. Abbiamo solo discusso una proposta, l'iter appena cominciato. Dovrà passare attraverso commissioni, organi sovracomunali preposti e poi ancora il Consiglio Comunale. Potrebbero volerci anni, forse nemmeno si farà. 5. È stato detto che abbiamo cambiato il PGT per consentire questo intervento, un'altra base. Ci siamo ridicoli, il PGT è fermo a quello approvato precedentemente. Si è detto della pericolosità di intervenire sul territorio, ma dove i quei difensori dell'ambiente quando Blevio, Faggeto, Onesto discutevano, approvavano progetti che vedranno a breve la nascita di nuove zone? Punto di domanda. La verità è che gli unici ambientalisti, quelli veri, quelli di Lega Ambiente, hanno preso parte ad una nostra riunione in cui si è discusso il progetto del SAS, ma il loro riscontro è stato nulla da dichiarare. Okay. Concludendo, qui parlano tutti, ma senza mai degnarsi di provare a cercare la verità, che siano altri interessi in gioco forse. Allora, queste sono le considerazioni, le domande di Rino Malacrida. Devo dire che c'è un pubblico veramente effervescente qui nella sala di torno, perché no, perché effettivamente questo è un argomento, devo dire, che ha molto molto allora per andare a però fare chiarezza con i nostri gentili ascoltatori, che sono poi anche i vostri potenziali elettori di torno, ovviamente, che vi guarderanno magari non adesso o magari più tardi, sono già tanti che ci stanno guardando. Io, al di là del resort, quindi tu Franco sei stato chiaro, hai stato molto molto chiaro, Rino altrettanto, ovviamente, direi che magari andiamo un po' avanti oltre e soffermiamoci per chiudere anche il nostro incontro di oggi, Franco, su gli impegni concreti, specifici, che voi volete portare a termine. Che cosa ti senti di dire come appello ai tuoi elettori di torno? Ma per quanto riguarda noi, non vogliamo fare delle promesse che poi dopo magari non si riescono a mantenere per uno o per mille motivi diversi. Le idee, come avevo accennato prima, sono mirate di più a portare, se ovviamente ci si riesce, benessere per i residenti. Tenendo conto che noi siamo in una zona turistica. Sì, adesso poi vi chiedo anche del turismo. Perché... No, vai. Turisti sicuramente è un qualcosa di importante oggi per la nostra zona, non solo per Torno, ma anche per tutto il lago. Però dobbiamo anche tenere in evidenza che non possiamo, tra virgolette, penalizzare i residenti favorendo il turismo. Cosa avete pensato per i vostri residenti, appunto, Franco, magari? Per i nostri residenti, allora, ci sono questi problemi, secondo noi. Uno, che il residente tornasco anno dopo anno diminuisce. Per cui il rischio è di trovarci, come è già successo in altri paesi, tipo Varna, tanto per fare un nome perché qualcuno l'ha nominato, o anche ascoltando le parole di Giovanni Pontigia, che non è l'ultimo arrivato, dove dice che il rischio è che i nostri paesi si stanno gradatamente spopolando. Io dico, il turista ci vuole, serve, però di contro cosa troviamo? Che uno, abbiamo un grosso problema relativo alle nascite, perché chiaramente sono sempre meno. Due, i giovani che oggi si trovano nei nostri paesi, allargano un attimino la problematica, hanno grosse difficoltà a rimanere in paese, perché acquistare una casa in paese, visto i prezzi che sono lievitati nelle nostre zone, per un dipendente normale, cioè che sì, sì. Okay. Diventa difficilissimo poter approcciare un acquisto del genere. Però anche dall'altro lato, anche gli affitti non sono da meno, per cui se uno ha uno stipendio, voglio dire, dipendente normale, così diventa difficile, per cui tanti giovani di Torno sono già deciso di trovare la sistemazione in altri paesi.
anche se noi oggi, che sarebbe l'intenzione, è quella di cercare di modificare questo iter, però io penso... Andando incontro quindi a queste esigenze, dare una mano dal punto di vista anche appunto economico, dargli un aiuto? Economico, oppure magari anche di trovare un sistema che va studiato, perché chiaramente non è una cosa così che si inventa sui due piedi, di trovare anche un qualche cosa per trovare per calmierare, diciamo così, in un modo o nell'altro, non lo so, però chiaramente si va studiato sopra, ma l'idea è quella, no? Ok. Però purtroppo cosa voglio dire? Che i ragazzi che hanno deciso di andare è difficile riuscire a riportarli perché non tornano più. Questo. Ok. Prego, prego. Relativamente a questo problema e relativamente al fatto che noi abbiamo oramai storico pochissime nascite, noi fortunatamente in paese abbiamo ancora la scuola materna, l'asilo, la scuola elementare, la scuola media, però negli anni se noi non abbiamo più bambini il problema, perché io dico dobbiamo cercare di tenere i giovani nei nostri paesi, torno e anche gli altri, perché se no anche un domani il gestire o portare avanti ancora le scuole che fortunatamente noi abbiamo attorno sarà molto difficile, perché se non ci sono bambini diventa un problema. Allora, sentiamo anche un appello di Rino Malacrida per i Tornaschi e poi andiamo a chiudere il confronto di oggi qua in comune. Non abbiamo potuto portare il camper, siamo venuti qua perché c'è tanta gente che ci vuole seguire e ovviamente io li ringrazio. Rino, cosa ti senti dire ai cittadini? Mi permetti di dire tre cose concrete e poi... Ti permetto tutto, non c'è problema. Osservazioni su quello che ho detto Fasano. Le cose piccole sono comunque concrete, che verranno fatte in poco tempo, sono comunque la gestione delle scuole. Io mi ricordo che la minoranza circa 4 anni fa aveva detto che le scuole di Torno avrebbero chiuso, sono usciti i tabelloni ovunque. Le scuole di Torno sono cresciute del 40% negli ultimi 5 anni. Perché questo? Perché comunque il problema adesso non ce l'ha attorno, il problema in questo momento è il problema su cui noi stiamo lavorando da 5 anni, è quello di aumentare quelle che sono le classi delle scuole, lo stiamo facendo, con gli ultimi investimenti abbiamo aperto una nuova aula, perché a breve, Franco forse non lo sa, Pognana chiuderà l'anno prossimo, perciò i bambini di Pognana potrebbe essere solo 8, verranno più attorno. Okay. Succederà sicuramente anche per le altre scuole, perché io lo che dice Franco della decrescita delle nascite, che rapportandomi poi con il discorso dei giovani che vanno via, io per quanto mi riguarda i numeri li conosco, so che negli ultimi 5 anni di coppie giovani sono andate via 3, 2 per motivi lavorativi e una perché la fidanzata aveva la casa in un altro posto. Però lì bisogna lavorarci, come dice Franco, sono sicuro che su questa cosa siamo perfettamente d'accordo. Perciò sono tutte cose, i nostri progetti, che vanno, come dicevo prima, in continuità su quello che è la procedura. È una cosa molto importante che qui nessuno ha detto, il dissesto idrogeologico. Ragazzi, qui la montagna ci sta venendo addosso. Ci stiamo lavorando da 5 anni, Blevio ci insegna. Noi abbiamo inserito già dei fondi per quanto riguarda il dissesto idrogeologico per la situazione lontana delle strade montane che bene o male grazie anche ai volontari e alle situazioni che ci sono in essere si sistemano. Okay. Ma proprio andare alla pulizia delle valli, come acqua sta acquisendo questa possibilità di prendere anche il discorso dei valletti in carico, ma passeranno degli anni. Le valli purtroppo hanno dei problemi e pulire ha un costo gigantesco. Perciò situazione che faremo sicuramente, scuole, servizi sociali aumentati, per gli anziani cose in più e queste sono tutte cose che sono in essere, però perciò riusciremo a fare in più. Il discorso degli affitti non dipende dal comune, il comune non può mettere un vincolo, purtroppo qui è lo Stato che deve entrare, quest'anno come sapete ha già messo la tassa maggiore per quanto riguarda il 10% sui B&B, ha fatto benissimo, io spero tanto che ne aumenterà ancora la tassa, perché fino a 3 anni fa era 10.000 euro, non doveva dichiarare niente. Consentimi una cosa. L'ultima cosa, non aumenteremo le tasse, come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Rispondo a Giovanni, l'ho detto anche in precedenza, ma soprattutto l'ho detto ai due candidati, che credo ovviamente ne sono perfettamente consapevoli. I tempi, Giovanni, non sono al secondo
per i due candidati, perché altrimenti bisognava stare qui a fare l'esattore, il notaio e stopparli. Io ho detto ad entrambi, confermatemi, giusto Rino, giusto Franco, ecco, che era giusto darvi la possibilità di esprimere dei concetti, Giovanni, però più o meno io credo che i tempi si siano abbastanza rispettati, ognuno ha potuto ovviamente dire la propria opinione, no? Perché poi qua le polemiche se no si sprecano a tutto tondo. Signori, allora chiudiamo il nostro incontro d'attorno facendovi vedere ancora per chiudere le due liste. Aspetta, sì, iniziamo da Franco. Franco, prendi il microfono. L'ultimo appello. Puoi dire ovviamente quello che ti senti di dire ai tuoi concittadini che tra pochi giorni vanno al voto. Girami. Ah, eccolo qua. Perfetto. No, eccolo qua. Allora, Uniti per Torno. Candidato sindaco Franco Fasana, questi sono i suoi candidati consiglieri comunali, le sue opinioni le ha espresse, ultimo minuto per i tuoi concittadini, perché darti il voto? Ma a voi. Dare il voto a noi, la dico così, dilla, anche dilla. Perché magari dopo 10 anni di buon governo sarebbe magari anche così stimolante provare a cambiare, cioè potrebbe essere. Grazie. Hai detto 10 anni di governo, grazie in questo senso. Ti ringrazio, bello. Non posso dire altro, no? Cioè, soprattutto di cose strane, a parte il discorso del resort. Ne abbiamo parlato, sul resort ne abbiamo parlato. Allora, perfetto, il tempo dai, è quasi finito. Grazie allora Franco, in bocca al lupo. Rino, molto veloce, sì, ok? Allora, 30 secondi anche te, la tua lista, la tua squadra. Prendi il microfono. E se no non si questo sente nulla. Questo è il mio simbolo, questa è la mia squadra, fatta di ragazzi giovani, donne, tutto quanto. La concretezza che abbiamo, io il titolo è questo qua, valore dell'esperienza, la forza delle idee. Rino, la crida simbolo. Grazie. Grazie Rino, grazie Franco, una stretta di mano ovviamente perché ci vuole assolutamente. Tra i due sfidanti, ecco, perfetto. Allora, sfidanti attorno, abbiamo fatto il confronto, grazie per averci seguito, devo dire grazie anche alla Bea, adesso qualcuno se n'è andato, però il pubblico era veramente numeroso. Grazie, un caro saluto ancora, d'attorno è tutto, tra poco a Blevio. Grazie.